Il centro diagnosi è nato dalla raccolta di tanti bisogni espressi da tanti familiari della nostra regione. Per dire che la Calabria, con i suoi pochi strumenti, invece deve farli diventare non di più, ma più differenziati, più specialistici, più legati alle malattie, ai bisogni del territorio. E l'autismo in Calabria sta aumentando. Noi siamo costretti ad andare nei centri del nord, del centro o in Sicilia. La comunità Progetto Sud è nata come gruppo autogestito proprio perché non c'erano risposte alla riabilitazione. Noi abbiamo pensato di costituire un gruppo di specialisti, neuropsichiatri infantili, psicologhe esperte in diagnosi di spettro autistico. L'iter valutativo ha inizio con la raccolta anamnestica con i genitori del bambino, raccolta che ha l'obiettivo di recuperare più informazioni come per esempio il momento della nascita, le tappe di sviluppo del bambino, le difficoltà attuali. Dopo la raccolta anamnestica si passa a quella che è appunto l'osservazione clinica, che viene effettuata dall'equipe del centro diagnosi, quindi dalla neuropsichiatra e le psicologhe. Tra i test utilizzati troviamo l'ADOS2, che ad oggi è considerato il gold standard per la valutazione e la diagnosi del disturbo dello spettro autistico, sia in bambini e ragazzi che presentano un sospetto, ma sia in bambini e ragazzi che hanno già una diagnosi conclamata. Tante malattie del futuro e anche del presente, ma nel futuro, specialmente come sta evolvendo la psichiatria, ha bisogno di interventi fatti da specialisti, operatori competenti. Le famiglie hanno bisogno di questi centri specialistici. Perciò noi stiamo giocando questa carta di fare in modo che quella che chiamiamo la sanità divenga una salute che scommette sulla cultura, sull'intraprendenza e sulla vita sociale solidale.